Ciao a tutti, oggi vi parliamo dell'ennesima vicenda surreale che riguarda la Fiera di Bologna. Come avrete letto in questi giorni, il Motor Show, la storica kermesse che in passato portava a Bologna migliaia di appassionati del mondo dei motori, cambierà formula e location. Non si svolgerà più sotto le due torri come da tradizione a dicembre, ma nel mese di maggio e a Modena. Fin qui tutto bene, o quasi. Quasi perché questo importante cambiamento è stato comunicato da Bologna Fiere e dalla Regione soltanto qualche giorno fa, ma soprattutto solo dopo che per mesi sui social network l'evento era stato pubblicizzato con tanto di date dal 6 al 9 dicembre, programma e ospiti. Tanto che giustamente moltissime persone avevano già provveduto a prenotare aerei, camere d'albergo e treni per poter raggiungere e soggiornare a Bologna. Quelle stesse persone che oggi però stanno protestando inondando di commenti la pagina di Facebook del Motor Show, perché si sono fidate non di rumors e indiscrezioni, ma di comunicazioni ufficiali. Una vicenda a dir poco surreale sulla quale abbiamo già chiesto alla Regione e a Bologna Fiere e al presidente Bonaccini, sempre pronto a lodarsi, di fare chiarezza. Pensando innanzitutto a un meccanismo per poter rimborsare immediatamente chi è stato spinto a prenotare aerei o treni per poter partecipare al Motor Show a Bologna. E a questo proposito è assolutamente surreale un post pubblicato proprio sulla pagina di Facebook del Motor Show lo scorso 28 maggio, in cui si diceva testualmente: e mentre in Italia si fanno ipotesi di governo, la certezza è il Motor Show Bologna 2018, dal 6 al 9 dicembre. A voi i commenti, noi le parole le abbiamo già finite tutte.